prossimo episodio. Andiamo avanti. Storia spumeggiante con la Lazio 2-0. Siamo sempre lì, a 2 punti dall'Inter e abbiamo ripreso la Juventus. Quindi diciamo che la classifica è molto corta. L'Inter 39 punti, un perde un colpo. Il Livorno a 37, il Piemonte Calcio a 37, e poi c'è il Bergamo, la Roma e la Lazio. I primi 4 posti, Calcedo è sempre lì, Arnautovic 10 punti, Morata, Insigne e Chip e Chop. Andiamo avanti. L'ufficio, ma cosa vuole l'ufficio? Vediamo un po'. L'ufficio ci scassa. Allora, andiamo qua. Trovato il giocatore in Cina? Allora, mi dice che c'è sempre un ufficio, non credo di riuscire a trovare niente, non ha trovato nulla. Direttore, rischio di perdere 9 giocatori. Allora, vediamo. No, allora, abbiamo. Il portiere, poi Pellegrino, Ivan Monti, Moretti, Fontanì, Fayet, Yonko, Isi, questo qualunque calciatore di almeno 23 anni con 6 mesi o almeno di contratto può decidere di votare quanto prima scadente. Ok, andiamo un po'. Allora, chi è che si potrebbe. Allora, il portiere, io direi di aggiungi alla lista dei trasferimenti. Poi, chi era quell'altro che c'avevi? Fontanè, Chip e Chop, Gil, no, era. Ora me lo ricordo, però potevo anche dirmelo. Pellegrino, difensore centrale, non ha, cioè, il contratto di 70, fra 7 a Thomas Pellegrino. Lucio lo lasciamo. Poi ci abbiamo Benedetti, Berardi, cruciale, che lui età 72. Io direi lista dei trasferimenti. Poi chi è che? Monti, anche lui, Monti 80, fra 6 mesi, arrivederci, vedi offerte. Vediamo le offerte, non ho ricevuto le offerte. Quindi Monti aggiungi alla lista trasferimenti. Poi chi c'è? Anche Moretti, mi sembra. Anche Moretti, lasciamola. Forma buona, pronto per giocare. E poi chi ci sono? Tutto Moretti. Abbiamo una bella squadretta. Greenwood, promessa. Questo è un bimbo di 19 anni. Mostra un ottimo potenziale, non è mai fatto giocare, è per forza. Calcedo, cruciale. Tu cosa c'ha? Lucia è molto felice, no, lui non si può. Zaza, turnover, aggiungi alla lista dei premi, non si può cosa? Ammazza, sì, c'è di giocatore. No, 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 non per scindere, no, adesso, no, veramente, sarei un bischio. Vabbè, questo aggiungi alla lista trasferimenti. Io direi, lui metto alla lista trasferimenti. Moroz, uguale, anche lui, trasferimenti. Zaza si può mettere a lista dei prestiti, mandiamolo un prestito. Poi tutti i giocatori che noi poi dobbiamo un attimino fare. Allora, speriamo di andare avanti. Allora, noi siamo ora, ci dovrebbe essere il calciomercato ora. Ora ci dovrebbe essere il calciomercato. Andiamo un po'. Allora, ufficio acquisti, drop, e mister, il prezzo della stagione, anche se sono un po' rimasto sorpreso. Sì, perché? Allora, Monti. Allora, mister, ha preso soggiorno anche se sono rimasto un po' sorpreso di non essere stato interpellato prima. Mi sto guardando intorno. Beh, non mi trovo bene qui. Dunque, se riesci a sapere se sta pensando di scendere in prestito. Ok, certo. Dao, mister, non credo alle mie orecchie. Mi aveva detto che avremmo parlato del rinnovo del mio contratto e lei invece mi ha permesso sul mercato. Senza di minore, mi deve delle spiegazioni, nel minimo. Siedo sia la soluzione per te. Allora, poi chi c'è? Monti, non rientri nei piani per il momento. Druk, lei mister, preso giù anche se non è andato per prima. Troverete più spazi altrove. Ok, quindi ora però noi bisogna un attimino fare i trasferimenti, se no qui ragazzi. Allora, Ubermercato, andiamoci subito a fare quello che potrebbe essere. Allora, io volevo, questo giocatore qui è impossibile. Portiere Marchetti anche no, perché è più vecchio di me e può fare le bischierate, però mi interessava. Allora, mi interessava Correa, ma è impossibile prenderlo perché non ce lo danno mai. Poi, io volevo, dunque, allora, vediamo un po', cerca giocatore, ok. Allora, prima è Alino Diamanti, anzi,
Diamanti, ragazzi, bisogna farlo ritornare a Livorno. Eccolo Maremma Ecco. Alessandro Diamanti, età 38. Un giovanotto. Eccoci, non seguito. Non può che vuole ritirarsi. No, non si vuole ritirarsi, si vuole ritirare, quindi niente. Ma forse l'avevo già visto. Ritira a fine, pronto a giocare. Peccato. Nemmeno se gli fa l'offerta, eh? Vabbè. Poi, io volevo fare, poi, l'altro. Balotelli. Ragazzi, dopo la strepitosa stagione dell'anno scorso, il Balo, e poi appunto con il discorso che vorrebbe Balotelli. Mario Balotelli. Via, vediamo un po' quanti vani ci vuole. Aggiungere Ubi Mercato. No. Allora, andiamo un po' a vedere quanti vani vuole lui. Contatta per delega per acquistare. Lui vuole 6 milioni e mezzo. Cioè, allora, 8 milioni. Diamola. Ok, vediamo se ci dice il Balo. E perché veramente noi giocheremmo, cambiamo un attimino le cose. Poi io Calzai lo lascerei e poi metterei Caprari no, Kolarov delega per acquistare 2 milioni, mettiamo così. Ok. E poi basta. E poi c'è qualche altro, i centrocampisti, ecco, andiamo un po' centrocampisti svincolati, andiamo un po' così si guarda un attimino. Allora, ruolo centrocampista, posizione qualsiasi, tipo di stabilimento gli svincolati. Ok, andiamo un po', andiamo a cercare. E chi sono questi? Mohamed Jamal Abdullah? No, 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 niente, via, niente. I centrocampisti, ecco qui, abbiamo. Ma io voglio nel campionato italiano, voglio qualche giocatore italiano. Andiamo un po' così, così perlomeno si va di qua. Allora, centrocampisti, questi sono italiani? Ma allora ho dato male. Paese, regione, Italia. Vai. Allora, chi si potrebbe prendere? Io voglio non tutti, centrocampisti. Mattia Ramo è un cock, anche knock. Poi, lui non ci si fa, stipendio, valore 108, Barberis, Baselli. Ecco, Antonino Barilla. Antonino Barilla, parapapà. Andiamo un po', Barilla sì, Barilla mi garba. Delega per acquistare, quanto varrà lui? Boh. No, zero, no, ritira. Allora, niente, peccato, si è sbagliato subito. Maremma, Barilla. Allora, Baselli anche no. Beltrame dove gioca Beltrame? Ah, italiano, ma Bernardeschi. Ecco, Bernardeschi mi potrebbe anche piacere. Forma buona. Quanti vuoi? Delega per acquistare. Allora, modifica, io gli darei 5. Avanti, non credo che il signore mi dirà va bene. Poi Andrea Bertolacci, un altro grande giocatore. Lui quanti vani vuole? Contatta per acquistare. Si paga e si salta a trattativa del 8 milioni. Vai. E quindi si fa anche Bertolacci, è un ottimo giocatore. Poi Enrico Brignola, ragazzi. Brignolino, il Brignolino ritorna a Livorno. Vai. Chiedi, allora, torna a Livorno, contatta per delega per acquistare. Delega per acquistare. No, se gli si dà zero non può venire. Ah, ragazzi, ma porca miseria. E poi Antonino Candreva, un altro giocatore che a Livorno 8 milioni con delega per acquistare. Manco troppi varini, sì. Vabbè, dai. A noi ci manca il portiere, però. Ricordiamolo, eh. Portiere, se no qui, ecco così parla. Pago io, parlo.
Francesco Bardi. Ritorniamo con Bardino. Quindi si ricostruisce un pochino la squadra che fu. 1 milioncino. Applica. Avanti. Non so se gli va bene un milioncino, però Bardi, 29 anni. Allora, andiamo avanti, se no qui ci si perde in un bicchiere di vino. Allora, facciamoci queste due partite, dai. Allora, contro chi si gioca? Contro la Juventus. Partitacci. Partitacci. La squadra di non perde gol. Questi portano male. Questi ci portano male. Ci portano male. Ci portano male. Allora. Purtroppo il problema con Piemonte Calcio è infatti stanno. È possibile raggiungere un accordo quasi ai termini stabiliti. Me lo immaginavo. Allora, ricerca in Cina. Ok, vabbè. Allora, Bernardeschi ci ha fatto la pernacchia. Bernardeschi. Ma sa che non si va in Champions. Forse perché non ci credo. Allora, non stiamo seguendo più. Avete discusso la sorte di questi giovani che prendono un regalo portato per il club. Tanto al momento sarebbe fuori dalla nostra portata. Mi ha tentato di raggiungere gli obiettivi e a fare una con la dirigenza. Offerta per il prezzo di Zaza. La squadra Ajax è interessata a questi semana. Per il riscatto. Andiamo un po'. Zaza. Tratta. Trattiamo. Via. Vediamo un attimino. Allora, queste puntate, ragazzi. Per chi vedrà YouTube sarà appunto incentrato un po' sul calcio di mercato e la partita con la Juventus. Se non è troppo lunga e non voglio. Sono molto felice di vederla. Si accomodi, prego. Ho un ciuffone lì, come lui, e un pelato. Salve, sono molto felice di vederla. Termina la trattativa. Allora, prezzo con diritto di riscatto? Accetta. Offri il prezzo? Certo. Mi sembra una soluzione privata. Siamo felici di cedere i giocatori in prezzo con diritto di riscatto. Il prezzo è giusto. Perché potrebbe far comodo. Budget trasferito 12 milioni. Vale spese 74. Vediamo che un prezzo di 2 anni sarebbe ideale per Zaza così. Termina proprio un prezzo breve. No, va bene, 2 anni. Stipendio. D'accordo, siamo felici per Zaza, di cedere Zaza, però lo stipendio no. Non possiamo dividerlo 40-60. Visione se diventa. Non è quello che avevo niente, bisogna dividere lo stipendio di Zaza. 20 milioni per entrambe le parti, certo. Ottimo, mi fa piacere che raggiunga un accordo con questo punto. Diviene l'ingaggio di Zaza. 20-80. Cioè, fammi aprire. No, 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 no. No, ho sbagliato. Allora, pago tutto io. Offerta a cartellino. No, che bischero. Cioè, pago tutto io e lo do via. No, loro pagano 8.000 e lo 32, no. Controfferta, dai. Aggiungi clausola, offerta, avanza offerta. Offerta del cartellino, offerta del cartellino. No, ma no. Era? E questo pad mi fa perdere i giocatori a zero. Cioè, ragazzi. Apri. Ah. 7 milioni. E noi si deve pagando. Ok, non voglio arrivare al muro contro muro. Ci tengo ad avere risultato nella squadra. Ma non posso offrire più di 7 qua. Vogliamo l'accordo? Controfferta. Clausola. Avanti. Sembra una buona offerta. Mettere il prezzo del cartellino proposto. Vorremmo decidere il prezzo di vendita nel caso di iniziativa di Zaza. Faccio che la cifra non è troppo alta. Non è 8.600? Vogliamo risolvere un effetto di 8,7 per cartellino e non siamo disposti a scendere sotto quella cifra. Non vogliamo andare salti perché non siamo dovuti pagare la richiesta del cartellino. Ma se paga tutto noi lo stipendio, ma te ne rendi conto che errore ho fatto? Avevamo detto 60-40 e io invece no, ho fatto lo sbollone e l'ho fatto alla rovescia. Ma vaffanculo, vai. Ok, per 2 anni noi si paga lo stipendio quasi pieno, l'80% e ce lo siamo levati di torno, ma vaffanculo. Che idiota. Che idiota. Vabbè. Ok, mamma mia.
Veramente. Calcio mercato. Non vedo l'ora che trattate. Allora, il mio portatore non vediamo l'ora di sedici a tavolo, ok? Allora, Bertolacci. Delega, lo stipendio settimanale, la settimana. Poi chi c'è? Offerte per trasferimento di bisogno. Ivan Monti. Il Barcellona per 22 milioni. Trovate tutti i dettagli nel quartiere. Vediamo un po' se non si può fare. Allora. Tratta. Trattate. Si va a trattare, si va a trattare, si va a trattare col Barcellona. 22 milioni per lui. Si può fare poi una grande campagna qui, se non è tantissimo, per Monti. E la il nostro incontro, prego. E io voglio vedere se si prende qualche giocatore, oppure si aumenta. Non gli interessa. Affare fatto? Eh no. No, vale 23. Scambio da giocatori. Io volevo un centrocampista. Frank De Jong. No, sì. Petri, Busquets. 23, Rui Piung, Sergio Busquets, 27. Mi sembra una buona offerta, mettiamo il prezzo del catino poi, vogliamo inserire d'accordo anche il catino di Busquets. Vediamo un po' si prende. Con quelli di chiesto del Monti rende possibile mandare lo scambio, vediamo cosa altri, arrivederci. No! Cioè io volevo Busquets più lui, ma non so, ma che campo, no, veramente, ma che calcio mercato sto facendo? Da esonero proprio. Ma vaffandomo, dai. Vedi i giocatori scambio. E da Busquets. Volevo Busquets stipendio, valore 27 milioni. E vabbè, pazienza, dai, giù. Interrotta per. La seconda squadra di Bologna è in fase di stallo. Baldi, niente. Ci può venire nessuno. Poi quando quelli che fanno le offerte, tipo Monti, 22 milioni di euro. No, che vergogna, veramente. Assistente, accordo per acquisto di Kolarov. Aggiunto l'accordo con la squadra dell'Inter perché ci sono i gol. Più di 22. Ok, via. Kolarov, stavolta si prende. Accetta l'offerta. Via, Kolarov. Perlomeno viene. Delega. Stipendio settimanale. Avanti, vai. Lui dovrebbe venire. Candreva. Lui ritira. Lui ancora non si è ancora usato. Vediamo. Giù. Peccato. Si poteva tranquillamente fare, no, allora, però riandiamo sul campo perché è quello che ci interessa. Offerta del trasferimento per Berardi, 13 milioni, Betis. 13 milioni, il suo valore è 13,6, offerta? Ma sì, dai, accetta, accettiamo. Vai, abbiamo venduto per, se no qui si perde Nova Iniba. Accordo per l'acquisto di. Aggiunto l'accordo con la squadra per il di Mario Balotelli in cambio di 8 milioni. Oh, il Balione. Allora, accetta l'offerta. 8 milioni, ovviamente. Via, Balotelli con noi. Si riorganizza tutta la squadra. Sperando, ovviamente, anno nuovo. Allora, delega. 28 milioni, va bene. Vai, quello che vuole, bisogna prenderlo. Offerta per trasferimento di lui. Accordo per l'acquisto di Kolarov, Bertolacci. Ok, via, andiamo un po'. No, aspetta. Allora, chi c'è ora? Accordo per l'acquisto della squadra di Antonio Candreva, cambio di 11 milioni. Ok. Allora, 11 milioni, accetta l'offerta e. No, sì, delega, avanti. Ce n'era un altro giocatore, quindi si comincia a avere una squadra un pochino più interessante. Cosa che devo fare all'inizio. Offerta per trasferimento, ok. Accordo per l'acquisto di Fabinho, Balotelli viene. O bello o meno, insomma, Bertolacci. Questo Barcellona, ragazzi, questo, mamma mia, questo veramente che errore. Si dava via Monti e invece sono stato imbecille, bischero. Vabbè, comunque, se l'ha voluto il Barcellona, lo può avere anche qualcun altro. Ok, dai. Allora, si gioca contro la Juve, ufficio 3, vediamo un po'. Esordio mensile prima squadra di primavera. Ah, preso conto. Vai al vivaio. Allora, questo è troppo giovane, sto ragazzo. Promuovi in prima squadra? No. C'è di giovane. No, no. Promuovi in prima squadra? No, è piccolo. Zazza in prestito. Sommità di attività di squadra. Il prezzo di due. Si trasferirà niente alla squadra. E tornerà ai nostri soldi in termini del periodo. Ok. Il mercato è aperto. Vorrei il mercato. Ok, siamo già. Ok, per l'acquisto.
di Antonio Candreva. Quindi Zaza non c'è già più. Contro la Juventus già Zaza non c'è. Non ne sentiremo la mancanza. Intanto andiamo avanti per vedere cosa si prende. Anche il portiere, ci manca il portiere. Trattativa, però partire in fase di stallo. Niente. Niente. Ok, oh, quindi accetta, accetta. Bertolassi accetta. Come? Non possiamo tenere il trasferimento. Lo sapevo. Allora, noi abbiamo perso giocatori, non, veramente i calciomercati che faccio io sono danditi, meglio non dirlo. Quindi noi non possiamo prendere nessuno. Oh, mamma mia. Allora, voglio vedere con chi si gioca. Vabbè, giochiamo contro la Juventus. Per ora si rimane così, con una punta e dietro una mezza punta, oltre il quartista, chiamiamolo così. No, ragazzi, peccato. Cioè, Veramente, non il metti calcio in dubbio mercato sì, che non le si due vedeva squadre da per darvi tempi battaglia, così ragazzi. negativo, ovviamente. No, Cioè, incapacità. Ecco, chiamiamola col suo nome. Incapacità. Si gioca allo stadio delle Alpi, gara sotto il che si tempo disputa di... in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Un saluto da Piero Gepardo e benvenuti con me, come sempre, Lelia Dani. Per i palati calcistici Gioco da poco più subito. raffinati, benvenuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Match che promette gol e spettacolo fra due squadre davvero imbottite di talento. Un saluto a te, Pierre, e agli amici di Sotto? casa. Ne ho viste tante, Ma dove tante, l'altro? ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Si libera bene della marcatura. Tra l'altro è uno scontro diretto questo, ma noi si viene con, tra l'altro con dei giocatori che Ciò sono che saprà dare anche demotivati, un Monti che gioca titolare ma sa che è sul mercato. come dimostra il suo Veramente è una cosa, boh, vabbè, tutto clear la Moretti. difesa, basta abbassare la guardia anche solo un Vabbè, vediamo, vai con Monti. Ma per io sono curioso di vedere quali mosse ha studiato forza giocherà con il morale sotto tacchi, però oppure potrebbe giocare con Alessandro. la consapevolezza che insomma è una vetrina per lui. Poi gioi mia contro il Canicattì, con tutto rispetto col Canicattì, insomma, Ospiti a però calciare 3 punti che potrebbero consentire di balzare in testa alla classifica. Non è facile fare il risultato fuori casa, ma certamente non mancherà la motivazione. bravo, Ancora troppo presto vai, per vai lasciare andare Singh. facile entusiasmo, è vero. Ma è altrettanto vero che se riuscissero a portarsi al comando della classifica, manderebbero un segnale Ma preciso. cos'era questo? Ci siamo, non molliamo, abbiamo intenzione di Addio lottare fino Rabiot. alla fine per il titolo. Fuori gioco, Fuori gioco. tutto fermo, chiamata al limite questa, l'assistente non ha avuto però dubbi. Se sei oltre l'ultimo difensore fuori gioco, non importa se di 1 metro o di pochi centimetri, come in questo caso. Hanno abbassato il baricentro, gli avversari possono approfittarne. Vediamo cosa fa ora. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Peccato, era fuori gioco Cancelo. Non l'avevo visto. Aveva aggiunto Pierre che era difficile coglierla. Grande chiamata. Tutto temporale. Ma poi tutti i giocatori hanno messo sul mercato. Ma perché non ce la facciamo? Alex. Siamo sotto con le finanze dei cosi. Ecco Rabiot. Poi abbiamo fatto un errore clamoroso. Dybala. Il giocatore più costoso, che costa più di tutti, cioè, l'abbiamo ceduto e dobbiamo pagare il coma. Cioè, io penso sia la peggiore. Cioè, io sì, in me mi sarei già esonerato. Sale Quadrado. Mamma mia. Portiere Mamma mia, rigore. ha scelto Ah. la precisione, ma ha Cosa ha fallito. sbagliato Dybala? Clamorosa. Ma Pierre, in un Proprio, bisognerà fare qualcosa perché. spazio per farla girare, doveva andare di Cioè, il potenza. giocatore più Non avrebbe costoso. almeno inquadrato lo specchio da lì. Cioè, perlomeno che c'ha uno stipendio. Più Occhio. costoso. Vediamo cosa Ci recita. siamo presi noi l'onere di. Ma Azione che pulita vergogna all'interno del cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. Caicedo. Palla e può impostare. Però goleate, non se ne fanno. Bernardeschi. Bernardeschi conta tanto Avanti della sua azione. dalla squadra, ma non ci è voluto venire. Ma ho visto bene. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Caicedo. Può essere l'azione del vantaggio questa. Fuorigioco, perché non ha tirato Credo subito? sapesse benissimo di trovarsi Ha oltre. ragione, ha ragione. Prima che abbia Pienamente fatto, ragione. l'occhiata è stata voltarsi verso l'assistente.
Arthur. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Un possesso sterile il loro, Pier, frutto di una prestazione fin qui opaca rispetto a quelle che erano le premesse della vigilia, parlo, eh. Visto il pronostico favorevole, forse credevano tutto in tasca, e invece il campo ti sta raccontando tutta un'altra partita. Addio, addio, addio. Mamma mia, grande traversa. Mamma mia, un'altra traversa, un'altra traversa. Allontana il pericolo. Ragazzi, si sta subendo. La squadra sta sentendo che le bischerate del calciomercato, veramente. Risultato che i giocatori che ho messo sul mercato, che fino ad ora hanno tirato la retta per cercare di prendere qualche giocatore importante, ho fatto veramente un errore clamoroso. Passala. Il pallone. Addio, addio. La difesa sembra interessante. Bravo, portiere. Anche lui è uno di quelli che ho messo sul mercato. Ma no! Parata facile questa. Vale, vai. Meno male. Di qualche istante fa. Ha salvato. Allora, 0-0. Questa partita bisogna vincerla assolutamente. Per due motivi. Uno perché. E si chiude qui il primo. Appunto. Oh, Lotta, ciao. Come sta andando? Malissimo, 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 perché ho fatto un calcio mercato ridicolo. Se non potevo faccio vedere, veramente ridicolo. Se sono di ridicolo, vabbè, ragazzi, errore clamoroso. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Cerchiamo di vincere. Siamo sempre, diciamo, lì in seconda posizione. Però veramente ridicolo, ridicolo. Secondo tempo, mentre la pioggia non accenna certo a diminuire. Arthur. Palla per Arthur. Ah. Manuel Locatelli. Occhio al tocco verticale per il compagno. Bernardeschi, Bernardeschi, un altro giocatore che avevamo, no? Fanno girare il pallone. Dagliela, dagliela. Non dorme mai ed è arrivata l'ufficialità. Moussa Dembélé è passato al Crystal Palace. Questa potrebbe essere l'ultima bella stazione della sua carriera, Pier. Non è più un ragazzino ed è difficile anche che possa continuare a giocare per diversi anni. Non ci fanno vedere palla, non ci fanno vedere palla. Bernardeschi. Alessandro. Guadagna metri verso l'area. Alessandro. Attenzione a Dybala. Sotto. Quasi ipnotico questo. Sotto, qui non ci fanno toccare palla, addio. Mamma mia, che errore. Allora, Monti, Monti esce, vedi? Già, se sei ancora primo, no, 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 sono secondo. Secondo, primo è l'Inter, vince, vince sempre. Però ho fatto un cattivissimo calcio mercato. Sto facendo un cattivissimo calcio mercato. Rischio di rimanere senza giocatori. Che allontana. Ora poi. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Addio, si è anche fatto male. Il vantaggio. Monti è il primo che è uscito. L'ho messo sul, diciamo, l'ho messo sul mercato senza dirglielo. Lui si era avuto a male. L'ha cercato il Barcellona. E io ho sbagliato. Avevo chiesto per cederlo, avevo chiesto in cambio Busquets. Passaggio di Alessandro. E Barcellona mi ha fatto la pernacchia, ovviamente. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Vai Martino. Difesa avversaria piazzata male qui. Guarda che errore. Non ha saputo sfruttare, ma c'era comunque la posizione di offside. Di sbagliare, ma da lì francamente era fuori. Bravo l'arbitro a non interrompere l'azione. Ah. La norma del vantaggio, però arriva adesso il cartellino. Interpretazione corretta. Cioè, abbiamo un giocatore infortunato. E poi ha sanzionato il giocatore. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. È in zona cross. Lo giocando, eh. Deschi. Contrasto deciso. Bravo, Mamoretti. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Occhio, Piero, un'occasione grande questa. Bravo, e vai. Puoi indirizzare. Oh, che gol ha fatto. Partito da quasi metà campo. Azione velocissima, mi piace a me. E Moroz ha segnato. Moroz anche lui, abbiamo messo sul mercato anche lui, abbiamo messo, ragazzi. Questo replay del gol. Vediamo un po' chi è che esce. Gil. Forte, bellissimo. Il portiere non ha potuto intervenire. 1-0, ragazzi, si vince anche contro la Juventus, si fa il voto, però l'Inter. L'Inter che insomma. Ok, ok. Guarda che bel, che bel cappottino. Senza cappotto.
Sì, batto i Gobbi. Vediamo, vediamo, battiamo i Gobbi, 1-0. Anche perché loro sono, diciamo, alle carcagne. Io credo che sarà poi alla fine l'Inter a vincere lo scudetto. Però noi l'obiettivo è quello di arrivare in una posizione Champions, magari ai primi 4. No. Il problema è che voglio vedere come esco da questo calciomercato, perché praticamente ho messo sul mercato tutti i migliori e non c'ho nessuno che. Sventa qui la minaccia. Un Vai, vai. altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EA TV. Contro la Sampdoria, Le loro con partite chi sono andremo? piuttosto colpito dal Il modo di problema è che giocare se non si calcio sa i giocatori, di entrambi. non si possono acquistare. Possesso palla interrotto. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Ha Bravo. spazio lungo la fascia. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Fuori gioco, era fuori gioco, fuori gioco. Può essere l'ultimo. Ma dov'è l'infortunato? È uscito? Ma io non mi ho fatto uscire. Dybala. Addio. No. Addio, addio, rientra, rientra. Segalo, segalo. Salva tutto qui. Vai, Calzeido. Eccoci. Vai, Possesso vai, per la vai. squadra nazionale. 88, eh. Palla No. interessante di Dybala. Grande. Perché ha tirato così? La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Un minuto. Carcello. Oh, abbiamo espugnato il In delle casa arriva la delle Alpi. La Juventus Stadium. Per Con questa questa sconfitta, vittoria dispiace dirlo, ma è siamo comunque messi molto 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 bene. Abbiamo allontanato un'altra rivale. buono questo match. Veramente una bella vittoria. Un Bel gol di Moritz. E ora concentriamoci sul calciomercato. Una partita di Così grande vedi anche le bischierate che il direttore generale, nonché capo degli scout, autore di una nonché partita io, praticamente ho fatto. spesso e Quindi volentieri 1-0, gol di Moritz. avversario. Siamo sempre lì. Vediamo l'Inter se magari perde qualche colpo. Non credo. Vediamo. Allora, l'Inter si vede? Ha già giocato. Allora, vediamoci un attimino. Allora, Inter. Oh, l'Inter. No, c'è una partita in meno. C'è una partita a meno, però noi a 40 punti. Ci siamo intanto levati di torno il Piemonte Calcio, per ora.